Mentre Fedez sognerebbe il ritorno di Fiamma con la sua ex moglie, Chiara Ferragni sarebbe totalmente proiettata verso il futuro che la vedrebbe al fianco del nuovo fidanzato Silvio Campara. La storia nata quest'estate tra l'imprenditrice digitale cremonese e il rampante CEO del marchio di scarpe di lusso Golden Goose sarebbe serissima. I due condividerebbero il proposito di vivere il loro amore lontano dai riflettori. A fornire un importante aggiornamento sulla situazione sentimentale dell'influencer è Gabriele Parpiglia durante un'ospitata a Protagonisti, il programma radiofonico di Francesco Fredella su RTL 102. 5. Silvio Campara e Chiara Ferragni. Per il compleanno del fidanzato di Chiara Ferragni, una cena intima e romantica. Molti si sono chiesti se Chiara Ferragni fosse tornata single, se la storia con Silvio Campara fosse finita, esordisce Gabriele Parpiglia Notizia. Ieri era il compleanno dell'imprenditore, credo abbia fatto 50 anni 049, non vorrei sbagliarmi. I due hanno festeggiato, non lo sa nessuno. Cena intima e romantica da Davide Oldani, segno di un rapporto fortissimo dove i due sono unitissimi, di un rapporto di progettualità. Ha continuato Gabriele Parpiglia, ma soprattutto segno di un rapporto lontano da pubblicità e gossip da giornali. Questo amore viaggia in modo lento, come forse è giusto che sia quando tu stai costruendo qualcosa. Un amore costruito mattone dopo mattone, serissimo, a luci spente. Se ci sono foto della cena romantica, ci possono essere gli scatti degli ingressi in macchina. Il matrimonio tra Silvio Campara e Giulia Lucchi è finito. Se l'indiscrezione dell'ex giornalista di Chi fosse verrà, vorrebbe dire che Silvio Campara ha chiuso il matrimonio con la moglie Giulia Lucchi, da cui ha avuto due bambini. Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni si è smarcata con forza e decisione dalla guerra a colpi di dissing tra Fedez e Tony F. Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace, me e i miei figli, aveva tuonato via social. Lo stesso aveva fatto quando il suo ex marito ha rilasciato il suo nuovo singolo, Allucinazione Collettiva, che racconta la fine del loro matrimonio subito bollato dall'imprenditrice digitale come una finta canzone romantica, priva di sincerità. Chiara Ferragni si smarca da Fedez, situazioni che non mi appartengono più. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati 10 mesi molto difficili, ha sentenziato Chiara Ferragni. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi. In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più. Fabrizio Corona, Fedez sogna di tornare con Chiara Ferragni. Secondo quanto affermato da Fabrizio Corona a Gurulandia, invece, Fedez, nel profondo del suo cuore, è ancora molto legato a Chiara e sognerebbe un ritorno. In questo momento Chiara è nella fase del troppo odio e troppo rancore e soprattutto ha troppe problematiche personali. E quando tu sei pieno di problematiche personali, non trovi più spazio per i valori veri della vita, l'amore, la famiglia.